È stato inaugurato poche settimane fa a Rovereto Full Design, acronimo di Future Land Lab Design, il primo laboratorio permanente dedicato alla ricerca di temi dell'architettura, design, paesaggio, urbanistica. Lo spazio è nato per l'iniziativa del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell'Università di Trento. Il nuovo centro si propone come laboratorio dove studiare e sperimentare ogni tipo di fenomeno che riguardi i modelli attuali e futuri di sviluppo urbano, dell'abitare, del produrre oggetti e anche manufatti. Situato a Purmerend, siamo in Olanda, e progettato dagli architetti Next, il Melkweg Bridge è un ponte pedonale caratterizzato da un enorme arco che raggiunge i 12 metri sopra il livello dell'acqua e si trova in una linea continua con Melkweg Road, offrendo così una vista incredibile sulla città. Lungo 66 metri, il ponte è stato progettato all'inizio del 2007 e terminato ad ottobre. Il ponte, supportato da un arco in acciaio di 85 tonnellate, è formato da due differenti percorsi, uno per i pedoni, formato da 130 gradini, l'altro per le biciclette e le sedie a rotelle, lungo 100 metri. Un edificio scomparso nel centro di Montpellier è l'Arbre Blanc, un grattacielo a forma di albero che ospita appartamenti, uffici, bar con vista panoramica, un ristorante e una galleria d'arte. Il gruppo di architetti che l'ha progettato è il Sow Fuimoto Nicolas Laisin Associates Architect e Oxo, e si è ispirato alla tradizione di Montpellier di vivere all'aperto. La torre è alta 17 piani e i balconi, dei veri e propri giardini pensili, occupano più della metà dello spazio assegnato alle unità residenziali. Una classifica votata da almeno 12 milioni di viaggiatori. Skytrax, una compagnia specializzata nella valutazione degli aeroporti, che ha stilato anche quest'anno la top 10 dei migliori scali internazionali. La classifica vede una netta vittoria degli aeroporti asiatici, con una buona partecipazione di quelli europei. Totalmente assenti dalle prime posizioni gli scali statunitensi, sudamericani e anche quelli africani. Al primo posto, pensate un po', lo scalo di Singapore, Changi Airport.